Eccoci qua, seconda parte del 5 maggio di Manzoni. Vediamo un po'. Allora, dall'Alpi alle piramidi, dal Manzanarre al Reno, di quel sicuro il fulmine tenea dietro al baleno. Scoppiò da Scilla al Tanai, dall'uno all'altro mar. Allora, anafora, dal, ok? Ma sì, aspetta, faccio prima la parafrasi. Dalle Alpi alle piramidi. Dal Manzanarre, che è un fiume spagnolo, al Reno, fiume tedesco, di quel sicuro, cioè di Napoleone, il fulmine, cioè il fulmine di quel sicuro, teneva dietro al baleno. Baleno, fulmine, che poi alla fine sono la stessa cosa. Scoppiò, non Napoleone, ma il fulmine. Qui forse il fulmine tende a dire proprio il rumore del fulmine più che il fulmine stesso. Scoppiò da Scilla al Tanai, Scilla Cariddi, lo stretto di Messina, al Tanai, che è il nome antico per il Don, quindi in Russia, dall'uno all'altro mar, cioè dall'Oceano Atlantico al Mediterraneo. Cioè, il fulmine di guerra, che è una metafora, ovviamente, anche baleno, una metafora, ok? Che cosa hanno fatto? Scoppiavano, questo, lui, Napoleone, insomma, ha combattuto dalle Alpi, che è la prima campagna d'Italia, prima e seconda campagna d'Italia, alle piramidi, campagna d'Egitto, Manzanarre, la campagna in Spagna, Reno, le guerre combattute in Germania, la Scilla, la conquista dell'Italia, e il Tanai, la campagna di Russia, quindi tutto il mondo, no? Lui è stato dappertutto fondamentalmente. Quel sicuro, quello là, sicuro, ovviamente Napoleone, una perifrasi anche qui per Napoleone. Tutti questi luoghi geografici, Alpi, piramidi, eccetera, sono tutte metonimie perché sono probabilmente dei simboli della regione, no? Le piramidi sono simbolo dell'Egitto, quindi una parte per il tutto, in un certo modo. No, una parte per il tutto, chiedo scusa, un concetto per un altro, diciamo, in rapporto di vicinanza. E adesso oh, questa è una delle strofe più famose al mondo. Fu vera gloria ai posteri l'ardua sentenza. Nui chiniam la fronte al massimo fattor, che volle in lui del creatore suo spirito più vasta orma stampar. Oh, mi sono dimenticato l'iperbole di quel sicuro il fulmine di quel sicuro, ok? Verso 27. Allora, questa dovete segnarvela, ok? Perché è diventato, è entrato nel, come si dice, nella memoria collettiva. Fu vera gloria ai posteri l'ardua sentenza. Allora, quella di Napoli è stata vera gloria? No. Guardate che anche Manzoni non dà la risposta. Ok? Ai posteri, cioè a noi, l'ardua, la difficile sentenza. Siamo noi che possiamo giudicare se quella di Napoleone è stata vera gloria. Loro non possono, perché sono i suoi contemporanei, quindi non possono avere idea se è stata vera gloria, se è stato un disgraziato, un delinquente o che cosa. Noi possiamo giudicare con più serenità, con più distacco. È stata vera gloria? Chiedetevelo. È stata vera gloria? È costata parecchia sofferenza, Napoleone. Un milione di morti, ne ha fatto fuori Napoli. Allora, ci ha fatto fuori un milione di vivi, insomma, ha provocato un milione di morti, sofferenze, eccetera. Però ha dato il codice civile, ha svecchiato tutta Europa, ha introdotto il sistema metrico decimale. Vedete voi, pensateci un attimo, la storia ve l'ho insegnata a sufficienza, perché possiate farvi un'idea. Quindi fu vera gloria a noi la difficile. Noi contemporanei, dice Manzoni, chiniamo la fronte di fronte al massimo fattore, cioè a Dio. Anche questa è un'antonomasia, il massimo fattore, il massimo creatore. Vedete con la M e la F maiuscola, che volle in lui, ce la metti anche di qua, mi sembra, però vabbè, lo vedremo. Insomma, qua non lo vedo, io non ci vedo. Sì, M maiuscola anche laggiù nel vostro libro. Che volle stampare, mettete i numeretti, che volle 1, stampare 2, in lui 3, in lui Napo,
una più vasta orma, 4, del suo spirito, 5, creatore, 6. Ok? Cioè, noi non possiamo giudicare se fu vera gloria, noi possiamo solo chinare la fronte e accettare la volontà di Dio che ha voluto imprimere in Napoleone una più vasta orma, cioè dare un piccolo segno di maggiore della sua grandezza, ok? Un pochino di più rispetto agli altri, la messa in Napoleone. Ok? Qui ovviamente abbiamo un'anastrofe dove avete messo quei numeretti e tutta un'anastrofe, non c'è nessun dubbio. Abbiamo un'altra bellissima Jean Vermont, massimo fattore, ok? Ma vi appuntate a fianco da qualche parte. Dio è all'origine di ogni evento umano. Questa è l'idea di Manzoni. Quindi Napoleone è un grande perché Dio ha voluto che fosse un grande, gli ha dato qualcosina in più. Ok? Però fu vera gloria? Questo non lo sappiamo. Dobbiamo solo dire è stato sicuramente un grande. Un grande in senso positivo o un grande in senso negativo? Boh. Ok? Noi sappiamo solo che è un grande, perché così Dio l'ha voluto. Questa strofa è difficile, per cui non ve la chiedo, però ovviamente se qualcuno vuole prendere 10 o migliorare, può anche studiarsela. La procellosa e trepida gioia di un gran disegno, l'ansia di un cor che indocile serve pensando al regno. Egli giunge e tiene un premio che era follia sperar. Boh, è bellissima questa strofa. Perché dice: la procellosa, la procella lo sapete, siete dei latinisti, è la tempesta. Quindi la tempestosa e trepida gioia è un ossimoro. Perché ci sono accostati due termini che sono uno negazione dell'altro, tipo lucida follia, questo è un ossimoro, ok? Perché lucido, razionale, contro follia che è irrazionale, quindi non puoi mettere. Oppure, che ne so io, dolce amaro, ecco, questo è un ossimoro. Allora, trepida, perché uno quando trepida è ansioso, no? La trepidazione, vuol dire l'ansia. La trepida, gioia, invece la gioia è un sentimento positivo, oh, gioia, ben differente rispetto alla trepidazione, no? È una forma di paura. Di un gran disegno, perché Napoleone aveva una grande idea, ok? L'ansia di un cuore che indocile, non docile, serve, un cuore che serve a questo grande progetto, che serve all'intelletto di Napo, pensando al regno, che è l'obiettivo di Napoleone, e il giunge, e lo raggiunge, raggiungete voi un rag, e lo raggiunge, e tiene, ottiene, aggiungete una ot, e ottiene un premio, cioè l'impero, che era follia sperare. Prima di lui, chi mai avrebbe potuto pensare una cosa del genere? Cioè, noi adesso sappiamo che Napoleone c'è stato e qualcuno ha fatto una cosa del genere. Ma prima di lui, forse Gengis Khan, ma follia. Chi avrebbe mai potuto pensare che avrebbe fatto una cosa del genere? Una follia. Pensate che ancora oggi, nelle barzellette, quando si vuole raffigurare che uno è un pazzo, crede di essere chissà chi, si dice, crede di essere o Giulio Cesare o Napoleone. Parliamoci chiaro, vero? Lui crede di essere Napoleone. Nelle barzellette vede Napoleone, uno che finge, pensa di essere Napoleone. Era follia sperarlo. E invece lui l'ha raggiunto. Guarda, era veramente un grande. Ecco, quindi questa se riuscite, beh, se no non ve la chiedo. Tutto ei provò. La gloria. Aspettane. Sì, siamo ancora alla seconda parte. Tutto ei provò. La gloria maggior dopo il periglio. La fuga e la vittoria. La reggia il tristo esilio. Due volte nella polvere, due volte sull'altar. Tutto egli, Napoleone, ha provato. Tutto. La gloria maggiore dopo il pericolo, periglio, periglie in francese anche. Oltre a danger c'è anche periglie. La fuga e la vittoria. Fuggito e ha vinto. La reggia e il tristo esilio. Lui è stato al potere, ma è stato anche in esilio. Due volte nella polvere, Leipzig e Waterloo, due volte sull'altare.
perché si è sposato due volte, o comunque è stato celebrato, è arrivato al potere due volte, come lo si voglia intendere, ok? Gloria maggior, enchabemont, due volte, anafora. Ricordatemi di correggervi l'anadiplosi, ok? Perché da qualche parte sono stato scorretto, dovevamo correggere il concetto di anadiplosi. Allora, due volte, e poi polvere e altaro sono delle metafore, ovviamente. Due volte nella polvere, non è che è caduto nella polvere. Sì, è vero, è caduto da cavallo, vi ricordate? Ricordate? Prima di valicare il fiume che segnava il confine con la Russia, no? L'ha visto. Forse sulla Vistola o era sulla Beresina? For no, forse sulla Beresina era caduto da cavallo. Però a parte questi scherzi, nella polvere, nel senso che ha perso il potere due volte. E due volte sull'altare, non è che sull'altare, cioè, ha raggiunto il potere. Quindi una metafora, l'altare è metafora per potere. E qui si chiude la seconda parte. Ok? Boh, poi vi spiego come funziona. Terza parte. Ei si nomò. Due secoli, l'un contro l'altro armato, sommessi a lui, si volsero, come aspettando il fato. Ei fe silenzio, ed arbitro s'assise in mezzo a loro. Egli si nomò, si autonominò, ve lo ricordate? È lui che si mette la corona in testa. Non è come Carlo Magno, al quale hanno messo la corona, è lui che si mette la corona. Due secoli, l'800 e il 900. Sì, certo. Il 700 e l'800, l'uno contro l'altro armato. Perché il 700 armato contro l'800? Perché il 700 era l'ancien régime, ok? Era il vecchiume, invece l'800 era il secolo della modernità, quindi sembra quasi due secoli, due epoche che si sono scontrate. Napoleone, che cosa ha fatto? Questi due secoli, l'uno contro l'altro armato, l'ancien régime contro la modernità, sotto. Sottomessi, sommessi, sommessi, in realtà non vuol dire sottomesso, vuol dire tutto messo giù così. A lui si volsero verso di lui come aspettando il destino. Immaginate come se fossero due cani, due grossi cani da combattimento che si accucciano, zitti, zitti, buoni, 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 lo guardano un po' così, dire, dai, cosa dobbiamo fare? E fe silenzio. E si assise, si sedette. Arbitro, ed arbitro si assise, si sedette come un arbitro, predicativo del soggetto, e si sedette come un arbitro, arbitro in mezzo a loro, cioè lui che giudica, che decide il destino dell'Ottocento e il destino del Settecento. E sparve, e dì nell'ozio chiuse in sì breve sponda, segno di immensa invidia e di pietà profonda, di inestinguibile odio e di indomato amor. Bellissimo questo, bellissimo. E sparve. A che verso siamo arrivati? Al verso 55. Quanti versi sono? 108. Siamo arrivati a metà. Esatto. Siamo perfettamente a metà. E fino a ora, fino a mezzo a loro, in mezzo a loro, Manzoni ha parlato di Napoleone imperatore. Segnatevelo. Ok? Finora ha parlato di Napoleone imperatore, adesso ci parla di Napoleone uomo. Ok? Quindi questa poesia è divisa in due grosse parti, ma a loro volta queste parti sono divise, ma è suddivisa in tante altre parti, lo vediamo. Però è divisa assolutamente in due parti grosse, ok? La prima parte fino a Lor, quindi verso 54, la seconda parte fino alla fine. Napoleone uomo. E sparve. Vedete, richiama un po' quel ei fu. E sparve. Eppure è sparito. Quel e non è una e congiunzione, è una e eppure. Cioè, nonostante questa grandezza, segnatevelo, scrivete, nonostante questa grandezza, ha fatto questo, ha fatto quello, ha messo sotto due secoli la rava, la fava, e nonostante tutto questo, lui è sparito. È morto anche lui. Eppure, nonostante fosse il più grande uomo del pianeta, è morto, è sparito. E dì nell'ozio chiuse, e chiuse i suoi giorni nell'ozio a Sant'Elena.
in si breve sponda, in una così breve sponda, spiaggia. Segno, cioè obiettivo di un'immensa invidia, vorrei essere come Napoleone, e di pietà profonda, poveretto come è finito male, di inestinguibile odio, maledetto Napoleone, i miei figli sono morti per te, e di indomato amore, sì, viva Napoleone, viva Napoleone, vi ricordate quando i suoi soldati lo affrontano, quando lui sbarca dopo essere fuggito dall'alba? Gli puntano i fucili addosso e poi invece lo acclamano e muoiono per lui. Quindi indomato amore. Ok, bellissima questa cosa. Chiuse in si breve sponda. Allora, ozio chiuse, quindi abbiamo le jambe monte, ok? Poi breve sponda è una sineddoche. Sineddoche perché la sponda indica l'isola di Sant'Elena, quindi una parte per il tutto, ok? E delle cose che non trovate altrove. Aspetta, aspetta, aspetta. Prima un'ultima cosa. Antitesi. Ci sono delle antitesi, cioè delle contrapposizioni di cose, di argomenti. Infatti dice invidia contrapposta alla pietà, l'odio contrapposto all'amore. Queste sono antitesi, no? Dico una cosa, poi la sua contraria, un concetto contrario. Ok? Bellissimo. Antitesi. E adesso vi dico due cose che non ho trovato da nessun'altra parte, quindi che sono dovute alla mia intuizione come studioso, come studente, come insegnante, come lettore, con due cose che mi hanno, come dire, ma non è che magari, per cui invito altri che magari non siano i miei alunni, qualcuno che cade per caso in questa mia lezione, a verificare se sono così infondate le mie ipotesi, a criticare se è necessario, a commentare, a dire hai fatto schifo oppure sì, bravo, hai ragione. Allora, segno di immensa invidia. Immensa. Immensa. Immensa invidia. Pietà profonda. Ok? Immensa, orizzontale, profonda. Pietà verticale. Sarà una suggestione dovuta all'analisi dell'infinito? Immensi silenzi e profondissima quiete, sovrumani spazi, cos'era? Sovrumani spazi, io la memoria, sovrumani spazi, perché no? Lo so, però non vorrei dire stupidaggini. Eccolo qua, sovrumani silenzi e profondi, allora, interminati spazi, sovrumani silenzi e profondissima quiete, tra l'altro, profonda. Pietà, pietà profonda, allitterazione in P. Ok, immensa invidia e profonda. Ecco. E poi abbiamo un chiasmo. Immensa invidia, pietà profonda. Cioè aggettivo, sostantivo, sostantivo, aggettivo. Questo credo che sia incontestabile. Mentre l'altro, immenso e profondo, potreste anche non essere d'accordo, questo è un chiasmo sicuro come l'oro. Anche se non l'ho trovato da nessun'altra parte, guardando destra, sinistra, libri del liceo, dell'università, su internet, cioè non nessuno l'ha mai rilevato questa cosa. Mi sembra strano perché mi sembra così evidente questo chiasmo. Ed intonato amore. E qui abbiamo fatto anche la terza parte. Come terza parte? Non è divisa in due parti? Sì, io ho detto, la poesia è divisa in due parti, ok? Due metà. All'interno di questa poesia comunque sono suddivise, ci sono sei blocchi, mettiamoli così. Sei blocchi, va meglio? Sei blocchi? Ok. Il primo blocco erano le prime quattro strofe. Il secondo blocco sono le seconde quattro strofe, ok? Il terzo blocco, l'abbiamo appena fatto, sono due strofe. E adesso facciamo il quarto blocco. Sì, facciamo anche il quarto. No, dai, fermiamoci qua perché sennò diventa troppo lunga. Ok?